Io sono Chiara Nicoletti dalla 77esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Ho il piacere di dare il bentornato a Martina Parenti, Massimo D'Anolfi, registi di Guerra e Pace, qui in Orizzonti. Appunto, bentornati sul freddo, grazie di essere grazie qui. Grazie mille. Grazie a voi. Guerra e Pace, allora, leggevo che l'idea vi è venuta trovandovi di fronte all'ambasciata italiana in una capitale straniera, e da lì nasce un discorso e un viaggio che portate avanti nel film. Sì, più che un'ambasciata italiana era il quartiere delle ambasciate a Berna, dove le case erano tutte in stile locale, tutte molto simili, ma c'erano Russia e America di fronte, Iran, tutti i vecchi conflitti del mondo erano in questo piccolo quartiere molto elegante. E allora ci siamo chiesti se avesse ancora valore, che valore avesse ancora la diplomazia, se lo strumento con cui lavoriamo noi, per cui le immagini, possono avere un aspetto mediatore nei conflitti. E studiando, alla fine è uscito Guerra e Pace. Allora, come avete... Mi sembra, ecco, conoscendo questo cinema, che questo sia un percorso, uso un termine che non vi si addice, ma per spiegare, un po' più lineare, nel senso una divisione in capitoli, qualcosa... Ecco, forse anche per un pubblico più generale, perché è un discorso forse molto ampio, non solo il rapporto tra cinema e guerra, ma il fatto che inevitabilmente, come scrivete voi nelle note di regia all'inizio, siamo un po' sempre in guerra. Questa pace è una preparazione alla guerra? La guerra è ovunque in noi. Il film effettivamente, come diciamo, ha una costruzione, ha una sua impalcatura, dove fondamentalmente ogni luogo e ogni capitolo del film è un'impalcatura di pace che contiene la guerra. E come abbiamo detto più volte, contiene la guerra in un duplice aspetto, sia perché appunto la guerra è ovunque, ma sia perché in qualche modo alcuni di questi luoghi proprio la contengono, cioè provano ad arginare. E questa è un po' la costruzione che abbiamo fatto rispetto alla linearità del film. Effettivamente ogni film, come dire, merita un suo racconto, e questo film effettivamente abbiamo tentato di costruirlo in modo limpido e sorprendente, quindi con un percorso, diciamo, che sia in qualche modo di, tra virgolette, semplice lettura, ma nello stesso tempo che prova continuamente a spiazzare e a rilanciare nello spettatore, negli occhi di chi guarda il film, il discorso in avanti o riavvolgersi indietro nel tempo, che è quello che avviene nell'ultimo capitolo. Esatto, perché ecco, i capitoli sono, ricordiamolo, passato remoto, poi passato prossimo, presente e futuro. Devo dire, in particolare a me hanno colpito tanto presente e futuro, futuro inevitabilmente per un discorso appunto del proiettarsi in avanti o indietro. Volevo capire appunto come avevate strutturato questa divisione in capitoli e cosa rappresentare in questa, appunto, questa struttura. Possiamo fare... Non siamo in diretta, no? Sì, sì, siamo in diretta. Allora, abbiamo all'attivo, sì. Devo dire, per rilassarvi, sì, sì. All'attivo una cosa che non mi era capitata mai credo, in diretta. Ieri con un'attrice protagonista del film in concorso, lei, per pensare a una domanda, si è fermata, immaginate questo, da in radio, si è fermata pensandoci per 13 secondi. 13 silenzio. Secondi in radio è un baratro. Ma anche un dal vivo, perché non sapevo che fare, quindi no. Hai okay. Tutto ci il sei tempo, io? Ok, vai, ma. Allora, avevamo bisogno di una linea guida semplice. L'argomento è un argomento è enorme. Il film comunque non è un film storico, è un film sull'evoluzione delle immagini di guerra. Non è un film sulla guerra. E l'evoluzione, la linea semplice era una linea che si rifacesse un po' all'evoluzione delle immagini, e c'è un aspetto appunto di immagini che sono le immagini volute dall'ufficialità, dagli eserciti, che sono il passato remoto. C'è un aspetto di passato prossimo, perché tutto quello che filmiamo in questo istante, un secondo dopo, contemporaneo, è già vecchio, è già diventato è già diventato passato. C'è un aspetto presente, che però sono già le immagini del futuro, e il futuro, che comunque qualunque cosa uno filma, ogni conseguenza della guerra che uno filma purtroppo è tragicamente identica a
a quella di 1000 anni fa e a quelle di domani. Per cui questa scansione temporale ci è servita a, come dire, a segnare una freccia, a tirare una freccia chiara. Ecco. Quando avete iniziato questo viaggio, questa ricerca, cosa vi aspettavate di trovare e cosa invece avete trovato? I documentari sono una continua fonte, più che il documentario, il modo in cui noi lavoriamo, il modo in cui noi filmiamo e appunto ci porta sempre ad accumulare suggestioni, emozioni, storie. E quindi fondamentalmente un'immagine, per esempio, che a noi all'inizio ci ha completamente spiazzato e ci ha aperto un varco di lettura del film, è uno sbarco filmato da Comerio nel 1910-11 di un gruppo di marinai italiani che sbarcano a Tripoli. E quindi c'è questo vascello pieno zeppo di marinai, e ci sembrava, come dire, proprio veramente una medaglia rovesciata, cioè 100 anni dopo quell'immagine avevamo nel contemporaneo gli sbarchi al contrario, cioè dei libici, non solo libici, che dalla sponda appunto di Tripoli arrivano in Sicilia, in Italia. E quindi quella è stata un'immagine, come dire, per noi dal forte valore simbolico, che abbiamo capito che fin da subito che volevamo nel film. Abbiamo fatto delle scoperte, ovviamente gli archivi sono vari, noi abbiamo avuto accesso ad archivi meravigliosi, dal Luce alla Cineteca Nazionale, alla Cineteca Italiana, all'Archivio della Croce Rossa Internazionale, abbiamo ritrovato un film di Blasetti, secondo noi stupendo, usiamo 16 secondi soltanto audio, un film di Blasetti sulle persone che tornavano dalla Seconda Guerra Mondiale, le andate a intervistare 15 anni dopo, eppure lì abbiamo trovato cose incredibili. Sono cose pazzesche che non abbiamo usato nel film, che però in qualche modo, come spesso ci capita, ci hanno riempito di emozioni, di sentimento, e quindi non ci sono quelle immagini, ma c'è quello che hanno scaturito in noi. E il bello del nostro lavoro è proprio questo, insomma, che anche noi impariamo delle cose, anche noi scopriamo delle cose. Sembra retorica questa domanda, ma mi chiedo e vi chiedo, secondo voi può il cinema, appunto, nel rappresentare ciò che ci succede, cercare almeno di creare una rottura in questo ciclo che si ripete? La domanda che ci siamo fatti fin dall'inizio del film è: perché archiviare tante immagini di guerra? Che cosa serve? Esatto, costruire archivi, riempire degli archivi di immagini di guerra, se poi non si riesce veramente a fare la pace. È chiaro che è una domanda senza risposta, ma sapevamo che comunque è giusto che ci siano gli archivi, perché comunque non sappiamo, il cinema non cambia il mondo, un film non cambia il mondo, purtroppo, sarebbe bello, ma crediamo che la riflessione sulle immagini e la conservazione delle immagini possa costituire la nostra memoria importante, e un film può insegnarci a guardare in modo critico alle immagini e a non subirle, e questo è quello che noi tentiamo di fare in tutti i film, e in questo film lo facciamo in un modo assolutamente sia molto teorico chiaro, che pratico, c'è un forte in questo film un impianto teorico da questo punto di vista, che però è avvallato da un impianto pratico, perché effettivamente sono persone che lavorano con le immagini a vario titolo, in vario modo, o si servono delle immagini, come anche la Farnesina, no? Anche la Farnesina, attraverso i computer, le mappe, come dire, sono finestre sul mondo, e anche le immagini filmate con dispositivi che possono essere smartphone o camere di tutto il mondo, quindi questa moltiplicazione del punto di vista, nel momento in cui arriva all'interno di quel luogo, in qualche modo viene inglobata, letta, decifrata, e noi tentiamo nel film di restituirla trasformata. Ma alla fine noi filmiamo sempre il lavoro, una tradizione un po' del documentario, noi siamo sempre alle prese con persone al lavoro, poi quello che le immagini riescono a far immaginare è un livello successivo. Io questo da voi me lo aspetto, e ovviamente da cinefila poi piace particolarmente vedere un lavoro proprio pratico su quello che ci ha alimentato il nostro amore al di là, ovviamente, del discorso del film, quindi anche i rumori, devo dire, sono... me li aspetto da voi sentire, di star lì e... Sì, poi comunque avevamo da un po' di anni nel nostro utilizzo degli archivi, insomma, in materia oscura c'era appunto una parte in cui riuscivamo a entrare all'interno dei laboratori del poligono sperimentale di Salto di Quirra, comunque questo desiderio proprio di entrare nell'archivio, nel processo
di conservazione, di restauro e di mantenimento era un sogno, no, che avevamo poi, da anni. Esatto, diciamo. Il mantenimento, no, il restauro, poco, è poco filmato, no? Dei mestieri del cinema comunque, ci sono mestieri che sono più appariscenti e altri che invece sono più nascosti, e quello del restauratore è proprio un mestiere molto molto nascosto. È bellissimo, vabbè, io mi sono appassionata, quindi invito i nostri ascoltatori a vedere il film per ovviamente i macro discorsi che abbiamo fatto, ma anche per i dettagli, i rumori. Siete lì col film e con queste persone ritratte nel film. Grazie a Martina Parenti, Massimo Danolfi per Guerra e Pace in Orizzonti alla 77ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletta e questo è Fred da Festival Insider.